Si svolgerà fino a venerdì 20 aprile la manifestazione Percorsi tra Scienza e Arte al Castello Visconteo, giunta alla sua 15ª edizione. La manifestazione, organizzata dall'Assessorato all'Istruzione e Formazione del Comune di Pavia, vedrà coinvolti gli istituti scolastici primari e secondari della provincia di Pavia in qualità di espositori per contribuire al miglioramento della qualità dell'insegnamento delle scienze e delle discipline artistiche. Ringrazio la dirigente del settore istruzione, Ivana Dello Iacono, che mi ha paragonato a Gian Galeazzo Visconti, e quindi vabbè, insomma, vediamo di reggere. Allora, grazie a tutti per essere qui, grazie a tutti, a partire ovviamente dai ragazzi, agli insegnanti, alle scuole, ai dirigenti, a tutti coloro che hanno lavorato, anche alle associazioni. So che c'è un contributo consistente anche davvero di quella che viene chiamata retoricamente società civile, ma che lo è davvero, perché lavora concretamente per fare queste cose e per permettere di diffondere ancora una volta la cultura scientifica. Lo dico da insegnante di materie umanistiche, ma c'è un grande, grande bisogno in Italia di cultura scientifica, perché purtroppo il nostro paese è un paese in cui ancora attecchiscono delle bufale in termini medici o scientifici, in cui ancora si crede che non vaccinarsi possa essere positivo, si crede che il metodo stamina possa avere una, come dire, sua fondatezza. Ecco, diffondere una cultura scientifica seria e basata appunto su elementi concreti è assolutamente importante. In questo senso, fatemelo dire, essere al castello non è fuori luogo, perché comunque furono i Visconti i primi a cominciare a fare cultura, no, i primi no, diciamo, cominciò Lotario, cominciarono i Longobardi, ma davvero diedero un grande impulso allo sviluppo culturale della nostra città. Allora, che oggi gli studenti siano qui a portare avanti questa tradizione e quindi guardare al futuro, perché noi ormai abbiamo una certa età, ma appunto i ragazzi guardano avanti, ecco, tutto questo è solo positivo. La città di Pavia, il Comune di Pavia vi ringraziano per tutto questo e sono felici di mettere a disposizione questo spazio. Grazie a tutti.